disordinati, silenziosi, distanziati, ma soprattutto tesi. Sono tanti e anche più degli altri anni, forse per effetto della pandemia, che ha ispirato molti giovani a tentare di intraprendere una professione difficile. Per ognuno di loro questa prova determinerà il futuro dei prossimi anni e forse di una vita intera. Una pattuglia di 3.382 aspiranti medici, le donne sono più del doppio degli uomini, alla prova del test di accesso alla facoltà di medicina dell'università. Siamo a Padova, anche se le immagini fanno pensare ad uno scenario cinese. I padiglioni della fiera faticano a contenere l'onda di aspiranti giunti da tutta Italia, nella migliore tradizione della scuola di medicina padovana, che continua ad essere attrattiva, tanto più in un contesto che all'emergenza sanitaria contrappone una drammatica carenza di camici bianchi. È un momento impegnativo, è un momento, mi lasci dire, più bello sempre, forse quest'anno ancora più bello, perché rivediamo gli studenti, rivediamo i loro volti, li abbiamo vicini, ricominciamo ad assaporare quello che sarà quest'anno accademico, che è un luogo fisico di sapere in cui i professori incontrano gli studenti si incontrano tra di loro, si incontrano in aula, scambiano le idee, incontrano studenti che studiano qualcosa di completamente diverso. L'università è questo. Di certo la prova data dai medici di tutta Italia di fronte alla pandemia ha convinto molti giovani a mettere il cuore in campo per una professione che non è solo un lavoro. È chiaro che nei giovani che superano l'esame di maturità o anche quelli che hanno già intrapreso altri percorsi, l'occasione della pandemia Covid-19 ha rappresentato una spinta e un interesse soprattutto per quelli che sono i contenuti etici che i giovani hanno molto vivi. Solo 1 su 7 fra questi giovani aspiranti medici riuscirà ad accedere alla formazione universitaria. Lo sanno bene ed è per questo che c'è grande concentrazione prima dell'avvio dei test. Sono molto emozionata. È una decisione che è arrivata come? In quest'anno del Covid o che avevi già da prima? In quest'anno, molto all'improvviso anche, infatti vediamo come va. Penso che sia un lavoro molto soddisfacente, che ci mette davanti sempre nuove opportunità. Ci sono un sacco di ambiti nel quale ci si può specializzare e si ha l'opportunità di aiutare le persone. Quest'anno è stato determinante per la decisione? In realtà no, avevo già deciso in precedenza di svolgere questa professione, sperando di entrare quest'anno. Che cosa ti immagini dalla professione? Dalla professione mi immagino quello che in realtà ho sempre visto fare anche a mio padre, perché in realtà andrò a fare, lo provo per fare odontoiatria, e per cui insomma ho ben presente cosa andrò a fare.